cocci è rimasto in vita per più di un giorno. Non ero mai riuscita a tenerlo per così tanto tempo. Ele, è ora di andare a scuola. Mamma, per favore, gli puoi dar da mangiare te mentre sono a scuola, perché altrimenti muore. Sì. Ok. Mamma, sono tornata. Vediamo come sta il Tamagotchi. È morto. Mamma, ma gli hai dato da mangiare? E mi sono dimenticata. Mamma, ma ti avevo detto di controllarlo. Lo sai che muore dopo 2 minuti se non gli dai da mangiare e non gli fai fare la cacca. Resettalo. Ah, non ci posso rigiocare. Quando muore non lo puoi più utilizzare. Cosa? Ho speso 60 euro per quella roba. Ehi. Ho sentito delle teorie strane su Talking Tom. Hanno detto che c'è qualcuno che ti osserva attraverso gli occhi. Quindi faccio bene a prenderlo a schiaffi. Mamma, ti piace come sono truccata? Oh, amore, ma ti sei fatta male? No, mi sono truccata. Ma con cosa? Con i pennarelli. No, non andranno più via. Vieni qua. Basta, mamma, basta. Con i pennarelli dovresti fare i compiti delle vacanze, non truccarti. Ma fammi i tuoi compiti. Ele, per caso hai visto i miei trucchi? Cosa sono quelli? Ma posso spiegare? Vieni qua! Le parole schischina, a chi manda slagolina, gasolina de verda. Che schifo le popolari. Io ovviamente sono una delle Las Divinas, anzi sono proprio Antonella. Ma che programmi guardi, figlia mia? Perché non metti quelli che guardavo io da piccola? Cioè? Ecco qua. Ma è bellissimo! Uffa, i cartoni di una volta erano molto meglio, vorrei che li rifacessero. Magari tra qualche anno li rifaranno. Speriamo. Io sono Peppa Pig. What? Peppa Pig? Oh, chissà che cartoni faranno tra qualche anno. Animali in mutande? Ma è la cosa più disgustosa che abbia mai visto. Chissà cosa faranno tra qualche anno. Sempre un passo indietro. Non voglio più sapere cosa faranno tra qualche anno. Guarda che bello il mio nuovo telefono di plastica. Adesso invece chiamo qualcuno. Non ho capito. Il mio telefono ha la qualità 4K 600.000 giga e poi posso fare chiamate e messaggi illimitati. Ma cosa ti serve tutta quella roba? Ah, non lo so, io lo uso per fare le storie di Gacha Life. Bella spesa per 1000 euro. Hello Kitty vive qua giù, fiocco rosso naso all'insù. Inizia di con my friend, wow wow wow. Spaghetti mamma, na 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 na. Ciao mamma! Ma cosa stai cantando? Una cosa che ho sentito a scuola. Da chi? Scommetto dai tuoi compagni di classe. Oh, lo sapevo io che non dovevo mandarti lì in mezzo a tutta quella gentaglia. Ma no mamma! È la suoneria della prof. Cosa? Oh, devo chiamare la professoressa. Non risponde nessuno. Questi compiti di matematica sono troppo difficili. Come si fanno le tabelline? Non me le ricordo. Mamma, mi puoi aiutare? Dovrei chiederle alla secchione della classe. Allora, vediamo un po'. Tabelline online, risoluzione. Fatto! La maestra ha detto che non dovrei copiare i compiti da internet. Ma me che me ne frega! Voglio vestirmi come le star della Disney. Quindi, un top improbabile, wow! Un gilet pacchiano, wow! Una sciarpa oscena, wow! E un cappello disgustoso. Adesso sono pronta per incontrarmi con le altre star Disney. Ma dove stai andando? A scuola. Così? Ma sei pazza? Mamma, ma tutte le mie compagne si vestono così. E se le tue compagne dicono di lanciarti dalla finestra, tu lo fai? Ma no, mica sono scema, non è la stessa cosa. Su, forza, vai a cambiarti. Adesso sì che va bene. Mamma, posso mettermi un po' di lucido labbra? No. Nemmeno un pochettino? Sei troppo piccola, mi dispiace. Uffa! Potrei truccarti solo quando sarai grande. Ma io sono già grande, sono la tabellina del 7. 7, 14, 21.
26? Ma dove vai conciata così? In discoteca. Ah, ok. No, aspetta, hai 10 anni, tu non vai in discoteca, torna qui! Sono i Puffi, il Little Pet Shop, poi Hello Kitty e i suoi amici, i My Little Pony! La mamma non lo deve sapere. Troppo figo questo simulatore di peluche. Simulatore di peluche? Sì, un simulatore di peluche. Ti fa credere di stare giocando con un pupazzo. Ma perché non giochi direttamente con i peluche? Nah! È troppo bello questo Slime Simulator. Un che? Uno Slime Simulator! È un'app che ti fa giocare con lo slime. Mi hai fatto spendere 100 euro per tutta la colla, glitter e coloranti che volevi. E adesso giochi con il telefono? Giù! Giù! Beh, guarda il lato positivo. Con questa app non ti faccio sporcare niente. Adoro la tecnologia. Meno male che ci sono i telefoni. Bambini, cosa vorreste fare da grandi? Maestra, io da grande vorrei fare la scienziata oppure l'astronauta. Bambini, cosa vorreste fare da grandi? La TikToker. Eh? La TikToker, quella che fa i TikTok. Ma non è un lavoro. Beh, Addison Rae ha una casa da milioni di dollari, è sempre in vacanza a Los Angeles ed è pure andata al Met Gala. Io da grande voglio essere lei. Anche io, quasi quasi. You get the best of both worlds. Woo! È troppo bella Anna Montana. Da grande voglio essere come Miley Cyrus. Oggi ho imparato a twerkare come Miley Cyrus. Mamma, mamma, guarda cosa ho imparato a fare. Ho imparato un nuovo balletto. Adesso la break dance. Wow, bellissimo! Ti piace? Pensi che dovrei esibirmi nei teatri di Singapore? Vediamo. Mamma, guarda il nuovo balletto che ho imparato! Niente più computer, niente più telefono, da oggi leggiamo libri. Oh yeah, come on! You get the best of both worlds. Wow. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. You get the best of all worlds. Chissà che canzoni ci saranno quando io sarò grande. Beh, una cosa positiva oggi c'è. Il K-pop. Honey, money, money, ru tu 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 ru, money, money. Ciao a tutti ragazzi, io sono Eleonora e questo era Bambini Ieri versus Oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate del video e se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace. Vi ricordo che potete acquistare le mie felpe e magliette di Squid Game, Among Us e Poppy Playtime su Nerd Overdose. Potete cliccare il link nel primo commento per acquistarle. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao!